vogliamo ringraziare la Virtus per questa serata, perché questa sera vengono presentati veramente 13 incontri di grande spicco. La pubblica sicurezza è presente, siamo quasi pronti a dare il via a questa serata, una serata di grande livello, e ora vedremo nello svolgersi cosa presenteranno questi ragazzi per le loro performance. I giudici sono quattro, abbiamo la Gala Vincenzo, che è un giudice internazionale, Giustra Maurizio, Rutigliani Domenico e Rutigliani Massimo, due fratelli. Abbiamo sentito maestri, abbiamo sentito opinioni della boxe, ma siamo con i giudici federali e siamo con la Gala Vincenzo internazionale, un giudice internazionale che ha varcato le soglie dell'Europa, dell'America, insomma, ha dato il suo contributo oltre confine e oltre cortine. Perciò grandi soddisfazioni. La gala, oggi siamo a questa competizione, una bella giornata, 14 incontri, perciò già un bel frutto. Sì, è la prima manifestazione di quest'anno, sono molto contento di essere qua a Vezzano, anche perché oggi d'altra parte c'è stato anche un esame per nuovi arbitri che hanno fatto il corso iniziando nel 2015, e oggi abbiamo avuto anche il nostro coordinatore Quartarone Giuseppe dell'Emilia, che ha fatto questo esame a questi ragazzi. Tornando a questa manifestazione, è una manifestazione importante perché ci sono un po' tutte le categorie, di cui anche un'elite maschile e due elite seconda serie femminile. Sì, è una riunione impegnativa perché sono 13 match in programma e sicuramente vedremo degli ottimi atleti preparati per questo sport, che è uno sport a mio avviso fantastico. Chiedendo alla gala, che è supervisore sia di sopra che di sotto, cioè la boxe come sta andando? Sta riprendendo i suoi carismi oppure sta ancora faticando? Ma con molta lentezza, però direi che stiamo andando avanti bene, perché né io, che ho seguito i campionati sia il Guanto d'Oro a Rossano in Calabria e gli assoluti agli Abruzzi, Roseto degli Abruzzi, dove ci sono stati un avvicinamento a questo sport di nuovi atleti e di nuovi ragazzi, e speriamo che quest'anno, che è un anno degli Olimpiadi, di avere qualche medaglia dalla nostra parte. Parlavamo del centenario della boxe e qualche novità mi hai suggerito, vorrei che lo dicessi te perché è importante. Ecco. Sì, c'è questo centenario della fondazione della Federazione Pugilistica Italiana, che è stata fondata qui in Liguria, e in questa occasione il CESAG e la Federazione Pugilistica Italiana ci ha dato due grosse manifestazioni importantissime che si svolgeranno a giugno, come il Guanto d'Oro per le ragazze e una nazionale elite che parteciperà per un piccolo torneo qua in Liguria. Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo di nuovo la grande box anche nella nostra regione. Tanto ringrazio la gala anche per queste bellissime informazioni, grazie e allora buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi dalla vostra gentilezza, grazie. Di nuovo buon lavoro, lasciamo la gala alle sue prese, il ring è davanti a lui, sarà lui dal di sopra e dal di sotto a dare ampio risalto. Allora, dodicesimo incontro, Giornelli Lorenzo, box Stiava, 9 match, 8 vinti, 1 perso, 22 anni, senior, 81 kg di peso, 3
round per 3 minuti ciascuno. 27 anni, Serban Catalin Raul, Sport Club Virtus, 10 match, 8 vinti, 2 persi. Rientro dopo oltre 2 anni e mezzo dall'ultimo incontro del maggio 2013. Perciò un rientro importante, vedremo come è riuscito a rientrare nei ranghi dei pesi e anche dell'allenamento che in questi 2 anni, 3 anni si è un po' sciamato. Ma lui diceva che anche dove era portava e cercava di tenersi sempre in allenamento, ma purtroppo quando si è fuori dalla palestra madre si è sempre un po', come si suol dire, all'acqua di rose. Peso 81 kg. Giornelli e Serban. Giornelli angolo rosso e Serban angolo blu. Vediamo subito, sentiamo anche già i pugni che vengono stampati sulle braccia, come sono più pesanti. Vediamo Serban che ci sembra che abbia conservato le sue doti. Giornelli sta cercando di prendere il centro del ring. La box Giornelli ci sembra un picchiatore. Ma Serban si sta difendendo, si chiude sui guantoni. Ci sembra anche un ottimo rientro, perché malgrado tutto 3 anni di assenza dal quadrato sono molti. Giornelli ha provato nelle prime battute, ma ha saputo e ha visto chi ha davanti, si è un po' rimoderato, prima ripresa, terminata in questo momento. Fuori secondi in questo momento lo speaker, seconda ripresa. Giornelli Serban, ripresa da guadagnare qualche punto, portare a casa perlomeno qualcosa che ci possa dare la sicurezza della vittoria. Questa è la ripresa ideale, confronto diretto senza risparmio di colpi.
Serba, generosi anche nel confronto. Serba sta riscoprendo le sue doti nei confronti riesce a districarsi da questo impasse. Giornelli non si risparmia, attacca. Serban recupera il centro del ring, riprova a impostare la sua azione, vediamo se riesce ad essere incisivo. Gira Giornelli, non si risparmia nessuno, seconda ripresa. Grande fatica onestamente. Fuori i secondi in questo momento. Si sia mosso il guantone a Giornelli. Terza ed ultima ripresa, si gioca il tutto e per tutto, non c'è più tempo, questo è il momento di portare a casa il titolo o fare un forfait o perdere. Giornelli Serban.
prendere il Servan. Ormai allenamento da parte di Servan è proprio meno, e questa è una cosa che determina anche la sua manca più poco alla fine del terzo round, ed ecco in questo momento è suonato grande match. Ora vedremo al cospetto del responso gli arbitri quello che hanno dato, quello che hanno visto, e diranno come verdetto. Siamo in attesa del verdetto. Questo verdetto designerà così il vincitore oppure un bel pareggio, chissà. Vedremo cosa i giudici di bordo ring hanno visto e hanno segnato. Vince Giorgia il triangolo rosso. Grande pugile anche Rodinetti. E ora abbiamo, dopo questo, l'ultimo incontro della serata. E qua foto di rito con Rodinetti. In questa serata di box a Prati di Vezzano, grande giornata.